Troppo qualunquismo e troppa confusione in giro, non trovi? Io vi ringrazio, ringrazio anche il vostro sindaco. Mi sentite, mi vedete anche se sto seduto, per la bella introduzione. Sono nato nell'84, nell'85 la moglie di Italo Calvino pubblica postume le Lezioni Americane, che è il testamento spirituale letterario di Calvino, ed è un libro a partire dal quale io ho pensato con gramincia di scrivere questo saggio. In quelle lezioni, che voi sapete sono lezioni pensate per un ciclo di conferenze che poi Calvino, appunto malato, non riuscì a svolgere. Calvino si interrogava su questo fatto, sul fatto che l'umanità era stata colpita, siamo negli anni 80, da quella che lui definisce una epidemia pestilenziale, una peste. Il linguaggio, cioè la facoltà che è più propria dell'umanità, è stata colpita dalla peste, cioè dalla incapacità di sapere utilizzare, riconoscere, capire, sviluppare concetti a partire dalle parole. E lui dice ovviamente la soluzione, la medicina per questa peste è la letteratura. Io penso che anche l'impegno civile, l'impegno culturale, la politica possa essere una medicina che guarisce l'umanità dalla peste che ha toccato e colpito il linguaggio. Ma il motivo per cui abbiamo scritto questo testo è appunto perché quella peste che ha colpito il linguaggio, che negli anni 80 Calvino vede, inizia a vedere, oggi è plasticamente e clamorosamente di fronte ai nostri occhi, cioè un paese, un'Europa, un continente, una politica che non sa più usare le parole, non soltanto per fenomeni di analfabetismo, di ritorno di massa che sono sotto gli occhi di tutti, che hanno motivi e ragioni che nel libro proviamo anche a ricordare, ma anche perché la politica, e soprattutto ci arriverò se me lo farai dire, la sinistra in questi ultimi 30 anni è stata corresponsabile di un processo di spoliazione, di furto delle parole, cioè la sinistra, la politica hanno trasformato, annichilito le parole, le hanno in qualche modo utilizzate con significati completamente diversi da quelli che invece molte generazioni, a partire da quelle prima della mia, avevano imparato a utilizzare. E quindi l'obiettivo qual era di questo testo? Provare a ricostruire, tu dici un abecedario, un testo che mettesse in ordine 40 parole, le 40 parole più importanti dal nostro soggettivo e umile punto di vista, per ritrovare un linguaggio universale, in maniera tale che quando parliamo di politica e proviamo, lo dirò tra poco, anche a convincerci reciprocamente della correttezza delle nostre posizioni, lo facciamo a partire da parole che sono universalmente capite per quello che dovrebbero dire. Io vi ricordo che negli ultimi 20-25 anni la sinistra è riuscita nell'impresa persino di perdere la consapevolezza del significato della parola che la definisce sinistra. Io ricordo Bobbio nel 94 che pubblicò quel saggio clamoroso, destra-sinistra, che ha segnato le accademie e la vita pubblica di questo paese, definendo la sinistra contro la destra sul terreno del rapporto tra eguaglianza e gerarchia, tra diritto e privilegio. Ebbene, il segretario del più grande partito del centro-sinistra italiano, che cito soltanto in qualità di prefatore di quella riedizione, nel 2014 Matteo Renzi scrive a prefazione di questo saggio ripubblicato da Rubettino che il rapporto tra destra e sinistra non era più quello che Bobbio nel 94 aveva individuato, ma era il rapporto tra la velocità e la lentezza. Cioè, quando il segretario del più grande partito della sinistra, del centro-sinistra italiano, trasforma in maniera così clamorosa il significato di quella parola che dovrebbe definire il suo partito, dicendo che è una questione di velocità e non è una questione di eguaglianza contro diseguaglianza, di redistribuzione contro privilegio, vuol dire che qualcuno si deve incaricare di scrivere un testo che ridà alle parole il proprio significato. Questo è il primo capitolo, possiamo così dire, di una opera che andrebbe scritta collettivamente, ma che deve avere questo obiettivo, ridare alle parole un significato che per quelle caratteristiche, quei processi che Calvino già 30 anni fa individuava, oggi purtroppo spesso non significano più nulla.